cosa succede ad un atleta che si continua ad allenare anche in età adulta? Delle cose pazzesche. Rimani con me tra 5 secondi. Anche questa mattina parliamo di ricerche scientifiche, parliamo di evidenze scientifiche, soprattutto di review, meta-analisi, review sistematiche e meta-analisi, delle cose molto belle, molto interessanti, tutti della Sport Science Academy. Oggi parliamo di questa, che l'allenamento è efficace anche con l'età più avanzata. È uscita proprio su una rivista che è Aging Research Review, quindi non una ricerca, diciamo, dell'area del Sport Science o Sports Medicine, ma ovviamente essendo dedicata all'attività fisica, l'abbiamo selezionata. Non l'ho selezionata io perché adesso abbiamo nella Sport Science Academy tanti operatori, professionisti ed atleti che sono evidence based, ovvero si basano solo su evidenze scientifiche. E oggi infatti la segnalazione arriva da Pierpaolo Notaro di Palermo. Ciao, sono un istruttore di Spin Academy ed un atleta amatore. Molto prossimo ai 40 mi chiedo spesso se riuscirò a tenere le prestazioni ad un buon livello, ma soprattutto se continuerò a crescere e a migliorarmi. Questa review pare rassicurante, un adeguato esercizio fisico pare contribuisca al mantenimento delle funzioni fisiche, della forza muscolare e i livelli di grasso corporeo molto simili a quelli di individui giovani. Ciao! La cosa bella di questa review, intanto grazie Pierpaolo, è che i ricercatori si sono spinti a definire gli atleti master, che si allenano con intensità però, come una nuova popolazione, ovvero una popolazione diversa da quella dei pari età che però non fa attività fisica a quel livello. Allora attenzione, una cosa è fare attività fisica per il benessere, ci mancherebbe, quello per rimanere nella fisiologia, è una cosa fare attività invece agonistica, perché questo è l'attività master, con livelli intensi. La popolazione che fa attività fisica a livelli intensi si è visto che ha delle caratteristiche completamente diverse rispetto ai pari età, ovvero non ha delle particolari differenze significative tra atleti che sono magari di 20 anni in meno, sia in funzione della funzione muscolare, della forza e del grasso corporeo. Tant'è che infatti per gli atleti che si continuano ad allenare ad alte intensità si è visto in questa ricerca che i livelli di grasso corporeo, forza muscolare e funzione fisica sono simili a quelli di individui giovani e sani. Questa è ricerca su Aging Research Review, quindi una rivista che si occupa della funzione fisiologica in funzione dell'età, e si è visto che, ahimè, questa popolazione che si continua ad allenare fortemente sembra non essere influenzata al cambiamento dell'età. Beh, insomma, un bel messaggio questa volta da portarci a casa, perché ovviamente è importante per tutti quanti noi sapere che una cosa è fare l'attività fisica, quella normale, ordinaria, diciamo i 10.000 passi al giorno, e una cosa è invece continuare a fare attività fisica anche agonistica, più intensa, con i metodi di allenamento del 2020 e non del 1950, perché così si possono mantenere tranquillamente dei risultati sempre più interessanti. Grazie alla Sport Science Academy, metti un link, un like, una condivisione se ti ha fatto piacere questo video, e ci sentiamo domani con una nuova review della Sport Science Academy. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.